Ecco, dall'osservatorio Egon Zendere, quali sono le richieste che arrivano dalla comunità finanziaria e di business dal punto di vista della diversity? Allora, grazie mille, proverò a non annoiarvi troppo a poco dal pranzo, quindi a non stancarvi troppo. In questo quarto d'ora provo a fornirvi tre elementi. Uno, le osservazioni che noi abbiamo come professionisti al servizio delle imprese di qual è l'onda positiva che noi stiamo vivendo e che abbiamo osservato negli anni. Secondo aspetto, quali sono secondo noi le distorsioni evidenti, anche subdole, che facendo il nostro lavoro osserviamo per evitare l'accettazione della diversità e soprattutto per evitare l'inclusione delle diversità. E il terzo aspetto, vi do qualche elemento numerico di osservazioni nel tempo. Allora, noi siamo stati forti come azienda, forti sostenitori della legge Golfo Mosca, abbiamo investito molto tempo e energie assieme a un'associazione che è stata citata prima, Valore D, sul finanziamento di General Electric, assieme a Linklaters e ad altri professionisti. Abbiamo impostato, ideato e sviluppato il programma In the Boardroom. Perché citarlo? Molti discutono sulla correttezza della normativa, sono per le quote, non sono per le quote. Facendo il lavoro di ricerca di persone, che è il lavoro che poi facciamo noi, una delle grandi barriere è la classica domanda: ma ha l'esperienza per essere titolato a ricoprire un ruolo? Quindi è chiaro che non avendo una base di donne, consigliere d'amministrazione, è molto difficile trovare un cliente aperto a dare fiducia alla non esperienza. Questa legge ha tagliato le gambe a questa scusa che ovviamente in termini puramente logici è corretta, perché io posso avere il diritto di apprezzare nel ruolo qualcuno che sia esperto, ma permette di nascondere una discriminazione. Siccome non voglio dire che non voglio una donna, dirò che non voglio chi non è esperto. Questa legge ha permesso di abbattere questo muretto e oggi ci sono numerosissime donne con esperienza di consigli di amministrazione anche significativi, visto che la legge si applica alle quotate, alle pubbliche, e ha dato un'onda anche nel settore finanziario. Questo è un primo elemento positivo, un'onda positiva. Come azienda poi noi cerchiamo di sviluppare due altri elementi di superamento. Il nostro ufficio di Londra si è impegnato in quello che chiamiamo 25 by 25, cioè fare in modo che in 10 anni di lavoro, nel 2025, all'interno delle prime 25 aziende del FTSE, dell'indice di borsa di Londra, il 25% degli amministratori delegati siano donne. Detto così, può essere un desiderio generico, è chiaro che fare in modo che ci siano donne qualificabili per il 25% delle aziende richiede un percorso, uno sviluppo quando le valutiamo, una continua diffusione del principio di aiuto alla carriera delle donne all'interno delle aziende per arrivare ad averne un buon numero qualificabili per le posizioni di amministratore delegato. Terzo elemento, abbiamo provato a rompere la prospettiva delle persone. Le discriminazioni sono tanto più odiose quanto colpiscono noi stessi. Quindi è 3 anni che a livello globale, nei nostri 67 uffici, cerchiamo di fare una giornata, un evento che si chiama Leaders and Daughters. È chiaro che la discriminazione di una donna, che non sono io, non mi tocca, ma se io penso che le mie figlie, la mia compagna, mia sorella, non possono avere lo stipendio uguale al collega maschio, non possono avere opportunità di carriera, vengano discriminate per la maternità, che alla fine, nell'arco di una carriera, è irrilevante. Basta pensare, nel nostro lavoro le ricerche partono col desiderio di ricoprire i ruoli in 2 settimane, 3 settimane, e poi durano 8 mesi. Il cliente, alla fine, quando ha scelto la persona giusta, mai si lamenta degli 8 mesi passati. Avrebbe potuto avere due dirigenti in maternità e non accorgersene. Quindi anche questo è un tentativo di rompere la prospettiva e far ragionare le persone sul fatto che quando le discriminazioni toccano loro, probabilmente, o le loro aspettative, questo può essere rilevante. Tre iniziative, quella della legge Golfo Mosca, secondo noi un'onda molto positiva e queste speriamo che creino consapevolezza e un effetto positivo di superamento. Quali sono le distorsioni evidenti lavorando che noi osserviamo? Alcune le ho accennate prima. L'esperienza, il genere meno rappresentato o l'età o lo sviluppo di carriera dovuto a mille motivi,
creano queste distorsioni che dichiarate non sono mai negative, perché io costruisco dei criteri di selezione che si basano sul fatto di aver svolto un lavoro per un po' di anni, di aver avuto, di aver ricoperto una posizione. In sé questo non è un problema, diventa un problema quando attraverso questo schema di dialogo io creo delle barriere. Di cos'è che noi sottolineiamo come importantissimo e che adesso non faccio il noioso, ma mi sono preso gli appunti di ogni intervento. Ogni intervento che ho ascoltato ha fatto riferimento a aspetti di processo, di competenza e di misurazione. Quindi quello che noi facciamo o tentiamo di fare, poi speriamo di avere successo, per creare luoghi di lavoro inclusivi di qualsiasi tipo di diversità, è oggettivizzare il perché mi serve una persona e che persona voglio io. Quindi se so misurare le competenze, che per noi sono comportamenti oggettivi, oggettivizzabili, osservabili e riscontrabili nel comportamento di un dirigente, di un membro di consiglio di amministrazione, di un advisor, di qualsiasi funzione in azienda, se riesco a oggettivizzare i suoi comportamenti e inserisco la scelta di quella persona in un processo disciplinato, obbligo anche il più gretto e restio e odioso non inclusore a trovarsi davanti alla realtà dei fatti e quindi a capire i suoi bias, che spesso sono inconsci. Spesso noi parliamo di quelli negativi, e qui un altro cenno, nel nostro lavoro quando valutiamo i dirigenti spesso i bias più critici sono quelli positivi, perché quasi nessuno vuole essere cattivo, ma applica il criterio di uguaglianza. E quindi se io trovo una persona che ha le mie stesse passioni, che fa le stesse cose che faccio io, che mi assomiglia molto, con cui parlo facilmente, sarò immediatamente portato a sopravvalutarne gli aspetti positivi e a sottostimarne i difetti, che magari sono anche i miei, sono gli stessi che ho io, e quindi va bene, poi gli diamo fiducia che lo risolva. Quindi un processo, competenze chiare e una missione chiara nei ruoli delle persone e in quello che mi aspetto da loro fanno sì che si possano superare facilmente quei limiti all'accettazione della diversità e alla non inclusione delle persone. Questo è un aspetto su cui noi troviamo un ascolto via via superiore, perché in generale, anche se la strada è ancora molto lunga, quasi tutte le aziende, possiamo dire, anche a partire dagli studi accademici, noi abbiamo collaborato molto all'università nel costruire le nostre scale di competenze, nel definire i nostri framework di lavoro, l'attività scientifica e le pratiche aziendali stanno facendo sì che non si fanno più scelte casuali, ma la proceduralizzazione, la oggettivizzazione di ciò che io desidero in un ruolo, in una posizione, per il contributo di una persona, creano questo, come dire, questo percorso positivo che fa sì che tutte quelle discriminazioni e tutte quelle incapacità di includere vengano superate o vengano fatte emergere, quindi possono poi essere oggetto di una discussione chiara. Terza parte di questo intervento, un po' così, dando un po' più di numeri e un po' più di esperienza. Allora, anche rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima, noi svolgiamo un'attività professionale, cerchiamo personale di solito di fascia alta, valutiamo dirigenti e aiutiamo nel funzionamento di consigli di amministrazione, di advisory board. Quindi molto di quello che abbiamo ascoltato prima sul fatto che alcune diversità non emergono e sono anche quelle magari in maniera più odiosa non incluse come modalità, a noi non arrivano, perché è difficile che un cliente che ci convoca per cercare un nuovo dirigente o per cercare un consiglio di amministrazione vada oltre la diversità di genere. No, ci dice che magari ha poche donne nel management team e quindi preferisce una donna. Noi abbiamo provato anni fa a impegnarci nel garantire le candidature bilanciate, nella realtà questo è molto difficile per l'insieme di tutto quello che ho raccontato prima, l'esperienza, il track record, però è una spinta che diamo. Un'osservazione fattuale che abbiamo, l'abbiamo fatta su tre clienti per i quali abbiamo svolto nell'arco di 10 anni, in 2 momenti storici diversi, le valutazioni dei dirigenti. Quindi c'è stata commissionata la valutazione di un centinaio di dirigenti, quasi tutti sono gruppi di un centinaio di dirigenti, in grandi gruppi nei rispettive
nei rispettivi settori, e la percentuale di donne che sono state mandate a essere valutate è significativamente incrementata. In un caso è passata dal 11, che è un numero vergognoso, al 20%, in un secondo caso dal 10 al 22, terzo caso un po' più triste perché è passato dal 3 al 7%, quindi la strada è ancora lunga. Però diciamo, in questo noi abbiamo osservato un trend evidente. La cosa però più, secondo me, bella per un incontro, cioè non più bella, ma più ottimista che osserviamo, è che oggi quando si parla con un cliente o quando si discute di qualcosa, i giornali hanno riportato una nostra recente valutazione significativa di management, quando si parla con i clienti del fatto che i team sono troppo omogenei e poco diversi, si vergognano e quindi iniziano subito a dire forse dovremmo fare qualcosa, forse dobbiamo chiederci se fare un programma talenti, dobbiamo chiederci perché quelle percentuali che abbiamo ascoltato prima in ingresso, quasi bilanciata se non addirittura a vantaggio delle donne, man mano che la piramide di carriera, la piramide organizzativa lungo i passi di carriera porta a percentuali molto diverse. Allora, c'è la sensibilità, ormai è pienamente diffusa, noi osserviamo un po' di vergogna e un po' di, come dire, reticenza a difendere posizioni indifendibili, e le onde sono in, secondo noi, sono, come dire, in azione. Che cosa fare in più? Proviamo a pensarci. Secondo noi c'è questa forte spinta alla consapevolezza del fatto che fare emergere tutto ciò che non emerge nel collegamento fra contributo individuale e creazione di valore in azienda permette di rendersi conto che quasi tutte, possiamo dire, tutte le discriminazioni, tutte le incapacità di includere diversità di tutti i tipi, l'età, l'orientamento sessuale, il genere, anche le passioni. No? Chi lavora in grandi organizzazioni commerciali sa che in Italia quasi sempre l'esempio motivante è legato al calcio, no? E quindi quasi tutto è una squadra, un allenatore, un attaccante, un centrocampista. Chi non capisce il calcio fa la figura dell'ebete molto spesso in incontri e in dialoghi veloci. Quindi oggettivizzare e portare competenze chiare per definire chi fa cosa permetterà di superarle e di rendersi conto che le discriminazioni più elementari sono semplicemente ignoranza, quelle più gravi sono ignoranza al quadrato o arretratezza culturale, ma si possono superare. Grazie mille Mario Pellizzari, grazie mille. Sulla connotazione simbolica delle metafore calcistiche legate al potere, che insomma si capisce chi escludono, e cioè tutte le donne, ci sarebbe molto da riflettere. Grazie anche per il tentativo di sistematizzazione teorica, anche alla luce degli interventi precedenti. E, sull'ottimismo sarei abbastanza cauta, ma viva la vergogna, se deve essere la leva per far cambiare la mentalità.